Questo succede a Pordenone come in tante altre città. Carabinieri, pullman, non vogliono pagare il biglietto, arrivano qui, pensano di fare il cazzo che vogliono, tanto per essere chiari, e non pagano il biglietto. Il pullman deve rimanere fermo perché il signorino che è dentro continua a reclamare. Tanto per essere chiari, questa è la vita, no, consigliere? Non vogliono pagare e dovete chiamare i carabinieri, o sbaglio? Esatto. Ma questo è quasi ogni giorno, giusto? Ma sono episodi che si verificano spesso. Ma può non rimanere fermo? Cioè, addirittura bloccato, con la gente che ha pagato il biglietto dentro. Non è normale. Ma perché non li fanno scendere, scusate? Non può esserci. Consigliere regionale, guardi, bene Polesello, questa è l'Italia. Cosa è successo? Ho visto fermo, persone ovviamente non italiane che non vogliono pagare i biglietti, carabinieri che arrivano, pullman bloccato con gente che ha pagato il biglietto, ma è normale? È incredibile. Cioè è normale? Perché se questo è normale... Incredibile, ma è successo, sta succedendo in adesso, diretta. È normale, no? No, è incredibile. Speriamo che con la legge ormai sicurezza si possa intervenire in modo più efficace, dando più forza alle nostre forze dell'ordine che lavorano sempre in maniera impeccabile. Resto, ma bisogna lasciarli Salvini lavorare. Penso sta proprio lavorando su questo. Certo, lavoriamo su questo. A breve si potrà effettivamente intervenire con maggiori risorse sulla sicurezza anche le nostre il forze. Il se n'è andato. Tutto in diretta, l'ho visto. Vuol dire che la presenza di Gigi ha funzionato. Ciao Simo. Buon lavoro. Grazie.